Ciao ragazzi, eccoci al primo vero e proprio video del corso di walking. Abbiamo chiamato così, ma chiamiamolo anche corso di sopravvivenza per noi bassisti, ovvero il corso ha come finalità principale quella di poter essere in grado in ogni situazione, quindi anche una jam dove non conosciamo il brano. Leggendo una sigla di accordi, creare una linea di accompagnamento efficace in ogni stile. Detto questo, partiamo proprio dal semplice: avete visto tutta la parte teorica, armonica, con esercizi e quant'altro. Non sto a farvi rivedere l'ennesima volta, tanto trovate tutto nei corsi precedenti o su YouTube o sul mio sito. Parto subito alla linea di walking. Base, quindi suonando esclusivamente due note per accordo, tonica e quinta, su una cadenza delle più, diciamo, famose, delle più usate nel jazz come in tutti i generi musicali, che è il 251 maggiore per ora. Quindi oggi proviamo, partiamo in Si bemolle, quindi avremo l'accordo costruito come tutto scritto sul secondo grado, Do minore settima. Quinto Fa settima e il primo Si bemolle maggiore 7, due battute. Vedere quali sono le note sul Do e Sol. Attenzione, io ho Do, Sol da qui, come ho Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, in tutta la tastiera, quindi io posso suonare due note, ma su range diversi del nostro strumento, posso invertirle, posso suonare solo una su tutto l'accordo, magari su due ottave diverse, posso variare la ritmica. Per ora però sempre suonando queste due note, su Fa settima avrò Fa e Do, Fa la tonica, Do la quinta, su Si bemolle, maggiore 7, avrò Si bemolle, tonica e Fa la quinta. Proviamo con una base molto semplice che potete trovare allegata a corso, comunque io uso il programma iReal Pro che è una bomba, andiamo a vedere se funziona. Do minore settima, Fa settima, Si bemolle maggiore 7, due battute, quindi tonica, quinta, la terza di ogni accordo, quindi sul Do minore settima vado ad aggiungere il mi bemolle, sul Fa il La, sempre con lo stesso ragionamento di tutte le ottave, tutto il range dello strumento, e Si bemolle Re. Mettiamo la base. Thank you.
la tonica, proviamo a sentire che effetto fa. Do minore. Passettino è quello di inserire la settima, proviamo, quindi tonica, terza, quinta, settima, si bemolle sul do minore, il mi bemolle sul fa settima, quindi la settima minore, e il la sul si bemolle maggiore. Proviamo la base. Fermiamoci qui, quindi esercitatevi con questi elementi in tutte le tonalità. Ho fatto esempio di si bemolle, quindi tipo, salire esempio di quarte, quindi 2, 5, 1 mi bemolle, in quel caso vedrebbe fa minore settima, si bemolle settima, mi bemolle maggior settima, oppure salire di semitoni, quindi si maggiore. Diesis minore settima, fa diesis settima, si maggiore settima, tutte le tonalità, quindi cercando di variare il più possibile, dedicando il giusto tempo ad ogni elemento che abbiamo visto, quindi solo tonica, quinta, lavorateci un po', poi aggiungete la terza, poi la quinta, poi togliete la tonica, fate sempre ad esempio esercizi molto utili. Stabilire un ordine degli intervalli, quindi ad esempio terza, tonica, quinta, settima su tutti gli accordi, eccetera, eccetera, oppure tonica, quinta, terza, settima, cioè tutto molto utile per il walking che andiamo poi a costruire, quello vero e proprio, ma anche per la musica in generale, per il nostro, la nostra carriera da bassisti, da musicisti. Vi aspetto ovviamente al prossimo video e come sempre per qualsiasi cosa scrivetemi.